appunto, no, colpevolmente devo dire che conoscevo poco, anzi per nulla, l'idea di Vercelli come una città d'arte. Era una di quelle fermate appunto dove mi fa riferimento andato da Torino a Milano e viceversa. È stato merito tuo e dei tuoi collaboratori, di Paoletta, di Carla, perché avermi invitato in quell'occasione, chiaramente complice, chiaramente Peggy Guggenheim. Io penso sempre che poi alla fine è vero, esistono le istituzioni, però le istituzioni sono fatte di persone, non c'è, certo, qualcuno si spaventa, cioè, devo andare a parlare con l'assessore, chi sarà mai l'assessore, no? E poi invece vedi che secondo me la grande differenza ogni volta la fanno le persone, perché una città non grandissima, forse inizialmente magari esclusa dal circuito, sicuramente esclusa dal circuito delle città d'arte, invece ha rivelato un volto, ha rivelato un volto molto interessante per Guggenheim certamente, però anche per tutte le cose che una mostra del genere può scatenare, evidentemente, sono quegli effetti collaterali positivi che noi indubbiamente, di cui noi abbiamo tanto bisogno. E ogni tanto io, che insomma cado facilmente e volentieri nella polemica, devo dire, ne faccio subito una, così te la lancio. Per esempio, rispetto a Torino, mi pare che questo modello sia molto più innovativo. E non lo dico per piaggeria. Perché si è distratto Paolo. Si è distratto, ecco, adesso te lo ripeto. Allora, questo, secondo me questo modello rispetto a quello di Torino è più innovativo. Perché dico questo? Io sono di Torino. Dico questo per due motivi. Primo, perché Torino è stata indubbiamente negli ultimi 15 anni, gli anni di preparazione verso le Olimpiadi, poi anche ciò che è venuto dopo, una grandissima vetrina internazionale, forse la più grande vetrina internazionale per ciò che riguarda l'arte contemporanea in Italia, ma ha prodotto poco, pochissimo, a livello di ricadute sul territorio. E questo secondo me è un limite, perché poi quando finiscono i quattrini, o quando ce ne sono meno, la vetrina finisce in punto. E questo è un dato di fatto. Il secondo dato di fatto è che, a mio avviso, Torino ha creato un eccessivo specialismo rispetto all'arte contemporanea, un linguaggio troppo elitario, un linguaggio magari per gruppi di persone molto intelligenti, io già non ci appartengo, e quindi secondo me ha fatto male i conti, perché le mostre che il pubblico gradisce di più sono quelle che mescolano tendenzialmente l'antico con il contemporaneo passando attraverso il moderno. E quindi credo che l'idea di fornire un prodotto dove tu hai sicuramente un epifenomeno, quindi magari la grande mostra, la ricaduta sul territorio, la mescolanza di moderno e contemporaneo, con, se possibile, il riferimento al classico, da questo punto di vista anche il restauro dell'arca di Celuga, credo che sia un modello più interessante. Creare dei musei, delle grandi strutture pesanti e spesso vuote, secondo me non porta da nessuna parte. Ora noi a Torino abbiamo più musei che artisti, lo sapete? No, non sappiamo bene che cavolo metterci dentro, pazienza. Ok, grazie Luca. Toccherà venire a Vercelli. Certamente, noi accoglieremo a braccia aperte. Facciamo un applauso ancora a Luca. Si dice molto spesso, nemo è profeta in patria. Tu non sei a Torino, magari io no, per carità. Però lo sei nel nostro cuore sicuramente in altre città. Presentiamo questa sera come parola d'autore questo libro. Da che arte stai? Veramente, io l'ho letto 3 o 4 volte, poi è molto usurato, molto sottolineato, perché è un bellissimo libro. Io direi, partiamo dal fondo, perché l'ultima parola, l'ultima frase di questo libro è un po' l'epitome, l'emblema di cosa ho voluto dire, perché io mi sono divertito da matti e ho ritrovato un po' lo spirito della simpatia nel parlare d'arte, perché molte volte quando si parla d'arte si hanno atteggiamenti valutati, si hanno atteggiamenti seriosi, eccetera. Invece bisogna avere quel giusto appeal, quella maniera affabile di parlare. E lui ci riesce molto bene, veramente un libro straordinario. E si chiama, lo dice con l'ultima parola, il primo saggio revisionista sull'arte italiana contemporanea. Sembra quasi un'alternativa al libro di Francesco Bonanni. Lo potevo fare anch'io, che invece ha una dimensione un po' più didascalica. Lui invece mi dite, perché è revisionista, Luca? Ah beh, ha due ragioni. La prima, perché questo libro esce con Rizzoli. E Rizzoli è la casa editrice di Panza, che con un titolo revisionista ha fatto un sacco di soldi. Quindi tu hai detto, ma pensiamo che buttarla lì. Proviamoci, insomma, ha portato bene una volta, magari riesce anche la seconda. Revisionismo è una parola, è vero, che dovrebbe essere utilizzata
utilizzata con molta cautela oggi, perché si rischia di revisionare tutto e certe volte insomma magari anche un po' a sproposito. Devo dire che io ho voluto provocatoriamente utilizzare questo termine perché secondo me ciò che va revisionato, parlo dell'arte, ma potrei estenderlo in generale a tutta la cultura italiana, è il primato del 68. Io sono convinto che, per esempio, per ciò che riguarda la cultura italiana, il 68 non sia stato un anno determinante, perché comunque, nonostante le contraddizioni che quel momento ha portato, devo dire che andava ad inserirsi in un fenomeno planetario quantomeno occidentale, cioè tutto l'Occidente aveva questo problema. E l'Italia tutto sommato andava un po' dietro, la Francia, certamente gli Stati Uniti, la Germania, eccetera. A mio avviso il punto focale invece bisogna spostarlo un pochino più avanti, cioè alla fine degli anni 70, nel 79, poi magari se vuoi diremo anche perché, comunque lì, a mio avviso, dopo che l'Italia aveva avuto, aveva attraversato forse il suo decennio più difficile dall'inizio alla fine del dopoguerra, ebbene io credo che questa voglia di riprendersi, questa voglia di riprendere in mano le città, di dar vita al Made in Italy, non dimentichiamoci appunto pochi mesi dopo forse l'apice del terrorismo, no? In Italia, mi riferisco evidentemente all'assassinio di Aldo Moro, l'avvenimento assassino di Aldo Moro, ebbene devo dire che questa voglia in qualche misura di così di venirne fuori è una cosa che poi porta l'Italia ad essere un paese contemporaneo e quelli sono un po' forse gli anni 80. Allora, non il 68 ma il 79 e gli anni 80, non è solo un fatto numerico, forse anche un fatto generazionale, noi ancora adesso secondo me stiamo un pochino troppo pagando questo debito nei confronti del 68. Devo dire che ci sono dei segnali abbastanza confortanti, anche se non tutti la penseranno così. Per esempio, non la pensano molto probabilmente così i miei colleghi rispetto alla riforma Gelmini, io invece sono convinto che, intanto mi piace la parola riforma, intanto devo dire che una riforma andava fatta ed è comunque sempre perfettibile, perché tu fai una cosa, poi la applichi e vedi che cosa funziona e che cosa no. Però devo dire che l'idea è che si torni, per esempio, si vada verso una scuola più meritocratica e meno, e quindi non dico più evitare, ma certamente il merito funziona più che non l'appartenenza, è qualche cosa che non potrebbe farci bene.